e i cittadini utenti, perché laddove la sentenza fosse stata di segno negativo si sarebbero creati problemi realmente impattanti proprio anche sulle finanze dei cittadini, onerando i comuni di un'attività di recupero relativamente ad annualità, diciamo, del passato, per le quali ci sarebbero stati anche notevoli problemi, perché in alcuni casi le utenze sono intestate ad altri soggetti e quindi si sarebbe creato veramente un caos di carattere fiscale, tributario, oltre che istituzionale. Vedremo quali saranno i passaggi successivi da parte delle amministrazioni soccombenti. L'auspicio chiaramente è che, a fronte di motivi di ricorso che avevamo illustrato anche ex ante, quindi prima ancora della sentenza, si sarebbe potuto risolvere, a nostro avviso avrebbe dovuto risolversi con una, diciamo, attività più oculata prima di delegare la palla ancora una volta al Tribunale amministrativo.